Utilizzare beni confiscati alla criminalità organizzata come rifugio per le donne vittime di violenza è la volontà del capo della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, Antonio Centore. Sono due gli immobili che potrebbero essere utilizzati, sequestrati ai boss Mario Pepe e Salvatore Di Maio. Il procuratore Centore si è sempre speso per la tutela delle donne vittime di violenza, istituendo anche una sezione specializzata nei reati contro la persona. Quanto riguarda Nocera, io posso dire che oltre ad aver istituito una sezione specializzata con quattro colleghe giovanissime che si occupano esclusivamente del problema dei reati contro la persona e chiaramente soprattutto reati intrafamiliari e quindi soprattutto appunto la violenza sulle donne, e lo fanno con passione tale che nel momento in cui c'è stata la possibilità per almeno una di loro di cambiare e di passare a un'altra sezione più per certi versi prestigiosa come quella dei reati contro la pubblica amministrazione, invece hanno preferito tutte e quattro rimanere dove erano. Voi come sapete io ho sempre avuto un'attenzione particolare sulle confische dei patrimoni illegittimamente accumulati, i patrimoni dei mafiosi, quindi confische di beni, soprattutto immobili. Ecco, io non mi sono fermato al momento dell'acquisizione, ma soprattutto al momento successivo della destinazione dei beni. E devo dire che proprio nel territorio di competenza della Procura di Nocera Inferiore sono molte le strutture confiscate alla criminalità organizzata che sono state poi destinate proprio a centri, anche appartamenti da destinare all'accoglienza di donne vittime di violenza o costrette a allontanarsi dalla famiglia per situazioni insostenibili. E proprio qui a Nocera noi abbiamo due immobili sequestrati e confiscati a due personaggi tristemente noti a Nocera Inferiore, cioè Mario Pepe e Salvatore Di Maio, detto Toro Guaglione, due immobili importanti, particolarmente indicati per questo tipo di utilizzo. Io ci tengo a fare anche i nomi dei soggetti ai quali questi beni sono stati confiscati, perché credo che non possa esservi privacy o diritto all'oblio per soggetti che hanno fatto soffrire intere cittadinanze, come è accaduto in questi casi che ho citato.